700 quintali di legna recuperata dai corsi d'acqua. Si è conclusa così l'operazione condotta dalle sentinelle dell'Arno, mobilitate per recuperare rami e tronchi caduti accidentalmente sulle sponde nell'alveo del fiume, nel tratto compreso tra la sorgente e il canale maestro della Chiana. Questo progetto è basato su quel legname che è portato e accatastato dopo le fasi alluvionali e che esce dal normale lavoro del consorzio di bonifica sulla manutenzione ordinaria o straordinaria. E questo tipo di legname crea diverse problematiche, sia a livello tecnico, ma sia anche un fatto di pericolosità idraulica. Si tratta di un progetto finanziato dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, nato con un triplice obiettivo: migliorare la sicurezza del territorio, formare nuovi operatori ai quali affidare gli interventi e consentire un'integrazione al reddito degli agricoltori coinvolti. È molto importante questo perché la gestione dei materiali di risulta dai corsi d'acqua è un problema molto delicato che soggiace a tutta una serie di regole del codice ambientale a cui è importante tenerne debito conto. Ma l'aspetto, diciamo, che per il quale il consorzio ha deciso in modo molto convinto di partecipare e supportare questo bando è quello che va in linea con l'organizzazione stessa dal punto di vista operativo delle lavorazioni che il consorzio fa, dove vede raffigurato questo tipo di azione attraverso un rapporto con le imprese agricole del territorio. Il recupero ha interessato 45 km di tratti nei comuni di Pratovecchio Stia, Poppi, Castel San Niccolò, Bibbiena, Chiusi della Verna, Castel Focognano, Subiano e Capolona. Il legname raccolto, una volta cippato, è stato poi valorizzato nell'impianto di teleriscaldamento di un edificio scolastico pubblico della vallata Casentinese, dove il comune ha dei risparmi notevoli e importanti sui combustibili fossili, e rendendo il comune totalmente autonomo.